Un cordiale saluto a tutti voi, telespettatori. Diamo inizio a questa nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno con Pietre Vive, giornale interparrocchiale di Bribano, Roe e Sedico. In prima di copertina un capitello collocato a Roe, nel quale viene venerato Sant'Antonio, precedentemente era venerata Santa Barbara e fino al 60 si trattava di un capitello in legno, fa parte di quelle ricostruzioni che, eh, a cui i parrocchiani sono sempre molto legati. Viene presentato il terzo libro di Don Mirko Pozzobon, uno dei due parroci di queste parrocchie, dal titolo Sei nella formazione, percorso di allenamento per parrocchiani. È l'invito ad avere alcuni atteggiamenti per fare squadra, per essere insieme nella vita e nella realizzazione dell'esperienza parrocchiale come comunità cristiana. Una riflessione di Don Sandro, eh, l'altro sacerdote parroco, esistono le angurie quadrate, ecco parla di una non mutazione genetica ma di una costrizione nel momento eh, dello sviluppo e della maturazione del frutto che le rende in questa condizione, ecco, paragona la realtà a una comunità che è sempre condizionata, non raramente peraltro, se non sempre, dal giudizio e dalla mormorazione degli altri, di cui Don Sandro qui eh, riferisce. Ecco, se regna la critica e il giudizio, la comunità non può vivere. Rischiamo, dice Don Sandro, di costruire sulla sabbia e non sulla roccia, altrimenti. Se non è costruito sulla roccia, anche le nostre comunità non si sostengono. Eh, Don Mirko Posobon fa una, una riflessione a che punto siamo sul percorso di preghiera, riflessione e carità, e presenta come si vive la dimensione della preghiera, soprattutto liturgica, con la preparazione delle liturgie domenicali nelle messe, un punto fondamentale, la preparazione alla cresima che viene. È progettata secondo un progetto che viene poi presentato, abbiamo poi la riflessione: non possiamo che essere i genitori primi catechisti per i loro figli, e allora infatti, affidiamo alcune attività da svolgere in famiglia. Ecco questa educazione, catechesi per gli adulti, che poi si riverbera sui bambini, altrimenti, non si riesce a costruire una solida realtà di formazione. Ci sono poi incontri sul tempo liturgico e la catechesi, come si diceva, per gli adulti. La carità e la cura pastorale, ci sono parecchie attività che servono ai bambini, ai giovani, cioè il servizio di carità e la comunità, anche in questo senso, è molto viva. Celebrazione comunitaria, viene dato conto della veglia di Pentecoste, celebrata a maggio nella chiesa parrocchiale di Roe, e della solennità del corpo e del sangue del Signore che è stata celebrata per le tre parrocchie a Sedico sia pure con delle limitazioni come la partecipazione di tutti. Un saluto, arrivederci in cielo Don Costantino, mancato eh, recentemente il 7 agosto e eh, abbiamo la, il ricordo di molte persone che l'hanno conosciuto anche prima nel suo servizio a Visione e poi dal 2002 al 2014 nel servizio di Eroe e di Sedico. Abbiamo poi una lettera sul percorso per i cresimandi, viene proposto loro un cammino che inizia a 14 anni che percorreranno e alla fine del quale potranno se ritengono chiedere la missione alla cresima. Il sito internet della parrocchia si rinnova, la comunicazione con le famiglie è fondamentale attraverso il foglietto settimanale. Il giornale dopo aver dato il conto della situazione della scuola materna a Don Modesto Sorio parla di quanto si è fatto nell'estate, un'estate dai colori accesi fra eh, tradizione e novità. Il centro estivo di richiamo a Roe, il Grest, cantiere vivace ed eclettico, con la bella foto, il Grest di Sedico si è affermato negli anni in maniera molto significativa e nonostante le difficoltà della pandemia anche quest'anno ha svolto il suo servizio. Ai ragazzi e alle famiglie, aiutato anche da un bel gruppo di animatori. I mini campi del reparto, gli scout, la CR, i lupetti, ecco un'attività molto intensa anche insieme si può, un dono solidale a fatto scalo in Uganda. E poi ci sono le pagine che ricordano eh, i bambini battezzati, le nozze d'oro, un ricordo del maestro Scremin. Di cui la memoria è ancora grande nella zona e l'anagrafe che ricorda coloro che sono passati all'altra vita. Abbiamo Pietre Vive, giornale interparrocchiale di Birbano Roe e Sedico. Passiamo a In Marcia nel segno della tradizione, periodico della sezione Ana di Belluno sul ponte della storia, l'inaugurazione del ponte di Bassano che i gli alpini anche di Belluno hanno voluto presenziare e poi abbiamo la celebrazione del centenario della sezione alpini di Belluno. Per il 2022 di vera ripresa, ecco dice eh, il, la redazione, l'editoriale, guardare avanti con fiducia nonostante le difficoltà del passato, la sezione non è stata ferma ma <coughs> si è mossa con difficoltà, come è noto a tutti, viene... Citata la commemorazione a Pian di Salesei, la celebrazione della Messa di Natale nella Basilica di San Martino. Vengono poi date alcune date, eh, presentate alcune date di avvenimenti che impegneranno la sezione nel prossimo anno. La eh, protezione civile Ana tra incendi e persone scomparse, una presenza attiva sempre eh, molto impegnata e significativa anche con con un Monte Ore abbastanza rilevante in questo servizio alla comunità, fino in Sicilia, una colonna di pronto intervento di cui facevano parte i Bellunesi da parte del Veneto, questo servizio grande alla comunità. Bassano, il ponte degli Alpini, rivive, dopo una lunga storia, viene data conto della storia di questo ponte dal 1209 al 1569, poi le varie disavventure. Del ponte, alla distruzione nel 1945, eh, sabotaggio eh, prevista dal piano degli alleati nel momento eh, dell'arrivo dell nelle nostre zone, inaugurazione nel 1948 col Presidente Alcide De Gasperi e poi l'alluvione che creò dei danni nel 1966, lo stesso nel 2010 e nel 2015 questa ristrutturazione che lo ha portato alla situazione attuale inaugurata con grande solennità e grande mm, soddisfazione da parte dei bassanesi ma anche da parte degli alpini che lo ritengono un po' uno dei simboli della loro operatività. Nei campi scolana Squarci di Futuro a Feltri a Bassano sono stati organizzati eh, due periodi di impegno per i giovani che hanno voluto assaporare Attraverso questa esperienza, il significato della naia, il modo di viverla e alcuni elementi che la caratterizzano. Cinque giovani di Belluno sono andati a Feltre e uno di loro è andato a Bassano, un'esperienza interessante di cui viene dato conto. Un ricordo di Raffaele Germani, una medaglia d'oro ricevuta in Africa, cambio al vertice del battaglion Feltre. Il rifugio Zacchi sulle Alpi Giulie, c'è cioè la Ferrata Zacchi nelle nostre montagne. Questo, questo ufficiale mancato, nella, nella, faceva parte della divisione Giulia, tenente colonnello nella spedizione in Russia, viene ricordato anche fuori zona con questo rifugio a lui dedicato. Di cui vediamo la foto presenti per ricordare gli alpini sempre presenti alle varie commemorazioni. È stata l'assemblea del secolo, la sezione Ana di Belluno si è ritrovata al Palasport con modalità adatte alla situazione, ricordiamo che sono coinvolti in questa sezione 5.078 soci alpini, più 1.228 aggregati e alcuni amici. E ci sono 44 gruppi, quindi una forza significativa abbastanza, abbastanza presente su tutta l'area provinciale. Ecco, abbiamo poi il resoconto delle attività sportive e la protezione civile che ha dato nel 2021 per la pandemia 1612 volontari. Giornate Uomo pari a 5745. Anche ai mondiali di cortina 182 volontari 930 giornate Uomo. Quindi c'è stato poi un festeggiamento particolare per il generale Lorenzo Cappello, 100 anni portati alla Grande e altre premiazioni. Sabre cerimonie di stile alpino per i 100 anni della sezione Ana di Belluno. Il giornale passa poi a passare in rassegna. Le attività e le vicende dei vari gruppi, sempre documentate da belle fotografie significative nella quale alpini e conoscenti possono riconoscere persone familiari. Ecco, abbiamo visto in marcia nel segno della tradizione periodico della sezione Ana di Pelluno. Passiamo all'ombra, organo del circolo culturale sinistra Piave, come sempre in prima di copertina, quattro, eh, quattro elementi che caratterizzano un po' che vengono sottolineate dalla redazione del giornale per me il Borgo Varbelluna viene presentata la figura dell'artista in continua evoluzione Sidoro Busana. Per Lentiai, giovani lentiesi crescono, eh, l'articolista presenta eh, il cammino di, di studi e di affermazione professionale di Sandra Zanella dell'81. A Trichiana, Borgo Valbelluna, 100 anni per Italia Vans, di cui viene presentata la storia con la sua famiglia, i tre figli, oltre che il marito, e a Limana una festa del miele ricca e partecipata, che nonostante le difficoltà ha visto 120 espositori presenti e anche il pubblico, domenica 17 settembre, c'è stato anche un concorso che è stato vinto da una, un produttore di miele. Generazione di mitomani, la riflessione che fa Giorgio Roncada è, è una riflessione sul narcisismo e mitomania che eh, si sviluppano fortemente con il discorso del eh, web, degli strumenti che vengono affidati, della, eh, della mediazione dei pensieri attraverso il web che crea... Eh, questa realtà eh, sottolinea 60 milioni di persone e 80 milioni di cellulari, quindi uno strumento che si affianca alla realtà e non sempre eh, viene utilizzato bene. Conclude l'articolista, lo smartphone è nato per aiutarci ad essere vicini, non può ridursi a uno strumento che ci fa allontanare gli uni dagli altri e dalla realtà soprattutto e su questo l'articolista punta, oltre che da noi stessi ovviamente. Il piacere della lettura, il eh, resoconto di una eh, appassionante gara sportiva amata da, dagli sportivi, soprattutto della Valbelluna, torna alla Belluno Run, dopo cinque anni viene dato il resoconto della vicenda, il problema dei rifiuti eh, nella zona del bellunese, il contributo per le attività sportive dei giovani eh, del comune, L'INAI la prova all'investimento di oltre 6 milioni per scuola innovativa, quindi questo strumento a servizio della formazione degli operai. Giorgia Zambonda Url, l'atletica dei nostri paesi, che mh, ogni tanto fa emergere qualche talento che si afferma in campo regionale o nazionale. Il Museo Civico Archeologico di MEI compie 25 anni, diventa museo del Borgo, punto di riferimento culturale la classe del 53, Zottier che si propone alla visita turistica, gli Scout in Mail sempre vivi e presenta i lupetti nella loro attività. Cambio all'Osteria Alpina 1919, spaventa Passeri in Vigna quasi 300 i bambini che li hanno adottati, quindi un'iniziativa sicuramente ben riuscita. Una rete di iniziative per il, Bianco, il Principe Bianco, il Narciso, che è sempre alla retenzione di questa zona per il suo valore a diverso titolo. Ritorno al passato: gli auguri di anniversari di matrimoni, la scuola per la natura e il territorio, un racconto di una smontegada, l'Ause non si ferma mai, questa associazione che è a servizio delle persone. Poi Giuseppe Zanella, una corsa della vita, un atleta cieco che partecipa alle gare e di cui viene dato conto dell'esperienza. Dieci anni di servizio parrocchiale a Trichiana e Sant'Antonio Tortal, festeggiato da un Egidio dal Dalmagro dai suoi parrocchiani. Ecco il giornale continua con altri poi eh, articoli e rubriche. Abbiamo visto l'ombra, organo del circolo culturale sinistra piave. Con questo si chiude la nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno. auguriamo a tutti i telespettatori buona continuazione con i programmi di Telebelluno.